congratulazioni. È stato Nanni Moretti con Habemus Papam, film che ha ottenuto ben 6 premi su 7 nomination, l'autentico trionfatore della 65esima edizione dei Nastri d'Argento 2011. L'occasione è stata propizia per aprire una parentesi con Moretti sul cinema italiano, ma non solo. Quest'anno sono andate molto bene le commedie, però insomma come spettatore sono interessato anche a un altro tipo di film, ecco, insomma, quest'anno i produttori, diciamo, sono molto contenti, però è molto parziale il giudizio sul cinema italiano se si esamina solo questa stagione. Non c'è stato un film di Garrone, di Soldini, di Francesca Comencini, di Sorrentino, ecco, quindi aspettiamo i prossimi film d'autore e vediamo come andranno. I film commerciali sono andati molto bene. Il film in genere, a suo avviso, deve avere una funzione pedagogica, sociale? No, pedagogica no, non è che bisogna cambiare la testa delle persone, bisogna cercare di sorprendere innanzitutto lo spettatore, perché quello che si aspetta già ce l'ha gratis la sera in televisione, ecco, quindi magari il cinema dovrebbe un po' sorprendere il pubblico e cercare di emozionarlo, di farlo sorridere, possibilmente non facendo per la decima millesima volta sempre lo stesso film, come a volte succede, insomma. È possibile immaginare una nuova collaborazione con uno strano combattiato? Non so, no, non è stata una collaborazione, è stata un incontro fortunato, e ho chiesto le sue canzoni per alcuni miei film. E io di questo sono stato molto contento, spero anche lui. Come guarda la televisione in un'era in cui c'è la mercificazione del corpo della donna? Se a suo avviso c'è. Sì, c'è, come, e insomma, diciamo che da questo punto di vista certo non sono stati fatti passi avanti. Un saluto ai siciliani e un arrivederci. Arrivederci. Nel corso della serata dei Nastri altri riconoscimenti sono andati agli Angeli del Male, A nessuno mi può giudicare, Benvenuti al Sud. L'evento, che ha avuto come naturale scenografia il Teatro Antico di Taormina, sarà trasmesso su Rai 1 in seconda serata il prossimo 30 giugno e in tutto il mondo su Rai International il 2 luglio. Sciogliere le nostre paure, di darsi di più, ancora di più, amarsi e non frenare mai. Tu amami di più, perché un uomo non è solo quel che ha. Amarsi e non frenare mai. Tu amami di più. Evviva il cinema italiano. Grazie a tutti voi.